Coop Miners, trequartista, centrocampista, fate voi, galattico, spaziale, universale. Perché dico questo? Signori, basta guardare tra primo e secondo tempo con il Genova come cambia anche l'approccio di Coop Miners. Coop Miners in occasione del, diciamo, secondo gol della Juve, laddove magari già c'erano state difficoltà al primo tempo perché con diciamo, Kalulu centrale, Danilo a destra, Danilo bloccato, mentre nel secondo tempo chiaramente ecco, Miners che doveva fare un lavoro molto di ripiegamento è andato un po' in sofferenza. Secondo tempo Kalulu più esterno, più ampiezza, più orizzontalità, fondamentalmente c'è più spazio per Coop Miners. Coop Miners sotto punto trequartista rende molto di più perché il giocatore spaziale stratosferico mostruoso e che vale secondo me tutti quei soldoni, quel cash che la Juve ha speso. Perché la Juve esce un pochettino dal pressing del Genoa con una serie di filtrati di passaggi, erano quasi a 22, fondamentalmente da lì il pallone arriva centralmente a Coop Miners. Coop Miners ha una doppia linea di passaggio. O diciamo esterna laddove si smarca Kalulu, oppure la può dare centralmente a Nico Gonzalez che è centralmente, ripeto, con il proprio addosso in tanti movimenti anche degli esterni. E c'è una terza opzione che è un po' pochettino più la più difficile, fondamentalmente darle in profondità con una verticalizzazione chiave, basata, precisa, oculata, ponderata e quant'altro per la punta che è Vlahovic. Signori, delle tre opzioni, la cosa più logica è a breve giro di posta, diciamo, è il passaggio breve verso Kalulu. Magari la seconda opzione può essere già un po' più impegnativa, la terza è la più complicata. E quindi che succede? Che si allarga sull'esterno Kalulu. Fondamentalmente Nico Gonzalez gli toglie l'uovo dalla parte centrale, dal limite dell'area, e Coop Miners d'interno dà questo passaggio chiave, questa verticalizzazione profonda, pazzesca verso Vlahovic che solitario ad incrociare la mette dentro, signori. Questo è Ten Coop Miners, vedete, ripeto, giocando a trequartista con libertà di scelta di manovra, laddove può dare magari verticalità, profondità, può tirare dal limite, soprattutto dove c'è la genialità di Coop Miners, chiaramente vedi che la Juve ha un altro piglio, l'artista esistenziale, buongiorno a tutti.